Direttore Marino, soddisfazione battere il Catania, soddisfazione fare gran bella figura al San Paolo in Coppa Italia contro il Napoli, soddisfazione battere il Cagliari. Per quel che riguarda il campionato, 6 punti pesanti. Pesantissimi, anche perché da 4 punti di distacco siamo andati a 7 dalla zona calda e ora abbiamo 3 squadre a 7 punti, il che significa che, auguriamoci di no, ma ci possiamo concedere anche qualche giornata meno fortunata di queste 2 ultime. Quindi ampia soddisfazione e poi la consapevolezza che siccome l'Atalanta di oggi, che ha vinto col Cagliari, al primo minuto non aveva nessuno di quelli che aveva giocato a Napoli, di quei giocatori che avevano giocato a Napoli e che avevano imbrigliato il Napoli fino al rocambolesco gol di Insigne, io credo che siamo veramente meglio di così. Questi 15 giorni non potevano andare. Anche perché il Cagliari è un avversario tutt'altro che facile da affrontare. No, io reputo che il Cagliari sia una squadra che dovrebbe stare in lotta per la Coppa UEFA, poi ora è chiaro ha perso Nainggolan, però rimane ugualmente una squadra importantissima con dei valori non discutibili, se si pensa solo al primo tempo con cui ci aveva messo in difficoltà a Trieste. Oggi abbiamo vinto e abbiamo fatto qualcosa che è al di sopra delle righe. Direttore, davanti al pubblico del Comunale, al Comunale, l'Atalanta insomma si conferma forte. Sì, ma perché fra la curva e i ragazzi c'è una simbiosi straordinaria. E io lo ripeto, non finirò mai di ringraziare tutti quelli che ci danno questo sostegno in momenti difficili, perché non c'è solo la squadra che reagisce nei momenti difficili, ma c'è questa meravigliosa curva, questo stadio che ci sostiene, ci aiuta, e poi quando gli ultra gridano noi vogliamo vincere, la squadra risponde sempre, quindi continuiamo così.